Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video haul. Era da tantissimo che non facevo un video haul, infatti mi mancavano. Oggi sono qui e non sono sola perché con me c'è Chanel. Guardate che cucciola, sta dormendo, cioè sembra un peluche. È troppo tenera, solo che oggi vi volevo far vedere tutti i miei nuovi paio di scarpe, ma lei ha ben deciso di mordermene e mangiarmene un paio. Erano rosse, alte, belle e ora sono rosse, alte da buttare praticamente. Ve le farò vedere comunque e vi mostrerò tutte le paia di scarpe che ho preso, ve le farò vedere anche indossate e la maggior parte sono di Zara o di H&M, poi però ve lo dirò mano a mano. Comunque, se i video vi piacciono lasciate like, se non siete iscritti iscrivetevi e commentate dicendo quale paio di scarpe avete preferito. Iniziamo subito dalle scarpe incriminate che sono queste qui. Guardate che belle, hanno questo taglio che mi piace un sacco, che sta andando tantissimo. Tacco a spillo e sono tutte rosse. Mi piacevano molto, ma come potete vedere qui, ma soprattutto questa qui, me le ha mangiate tutte Chanel, che ora dorme lì tranquilla con questo danno enorme. Non so, fatemi sapere voi nei commenti se avete qualche consiglio per ripararle, ma non penso perché ha proprio mangiato la pelle, quindi non c'è niente da fare, erano bellissime, mi piacciono molto, sono di Stradivarius, fatemi sapere se a voi piacciono. Poi, sempre di questo taglio che sta andando appunto molto in questo periodo, ho preso queste qui. Guardate che belle anche queste. Sono invece di H&M, le ho pagate 30 euro e la cosa particolare è il colore di questo blu navy, blu petrolio, che non avevo paglia, cioè non avevo scarpe di questo colore, e questa parte è in vellutino, questa qui invece è in plastica. Questo taglio avete capito che ormai mi piace, le ho volute prendere, ci creerò tantissimi look, magari prenderò anche magliette di questo colore. Queste per fortuna non se le ha mangiate, quindi e vai, le terrò lontane da lei. E poi vi faccio vedere queste qui che hanno un taglio simile, però sono più basse e hanno la caviglia aperta, cioè molto ampia. Guardate, sono particolari, sono tutte grigie, però mi piacevano un sacco anche queste con il tacco a spillo. Ho deciso di praticamente cadere ovunque perché, cioè, è enorme. Comunque, sono queste qui. E adesso ve le mostrerò tutte e tre indossate. Primo paio, eccole qui. Non facciamo caso all'outfit, questa è la felpa di Victoria's Secret. Comunque anche una felpa over sta bene. Anche la ring light, vabbè, comunque ve le voglio far vedere. Sono queste qui. A me piacciono molto, neanche si vede. Ecco Chanel che viene a rovinare i video. Oltre che le scarpe, le hai mangiate tu queste, assassina. Comunque eccole qui. Mi piacciono moltissimo, vedete sono larghe sulla caviglia, abbastanza, sono alte, infatti di sicuro mi ucciderò. Fatemi sapere se a voi piacciono. Ecco qui le altre di questo bellissimo colore. Queste sono un pochino più aderenti sulla caviglia, sempre tacco a spillo, però devo dirvi che sono molto più comode di quello che pensavo. Infatti mi piacciono molto, fatemi sapere a voi nei commenti se vi piacciono. Ed eccomi con quelle grigie che invece sono molto ampie, come potete vedere. Vedete? Sono molto ampie, però mi piacciono un sacco, cioè secondo me sono super carine, originali, perché hanno un taglio particolare e devo dire che sono abbastanza alte, cioè sono le più alte tra queste tre. Fatemi sapere tra queste tre qual è quello che avete preferito. Andiamo avanti con il nude. Ho preso ben due paia di stivaletti, questi che sono lunghi. Guardate che belli, li ho presi da Zara di questo nude, alti così, qui cascano molto morbidi sulla gamba. Vi metto una foto qui di un look che ho creato con questi stivali, perché li ho già indossati. Fatemi sapere se questo look vi piace, sono veramente comodissimi e non hanno il tacco a spillo come vedete. E poi altri nude che invece però sono corti, cioè sono bassi, sono questi qui. Cioè giudicate voi, guardate che belli. Io impazzisco, sia perché qui sono a calzino, quindi sono molto aderenti sulla caviglia, poi hanno il tacco a spillo, sono a punta e poi il colore è meraviglioso. Ora vi faccio vedere indossati anche questi.
Queste nude qui sono una delle mie paia preferite. Cioè, guardate che belle! Sono super super aderenti, ma anche super alte. Infatti sarà un vero problema camminarsi. Guardate, sono molto alte. Penso proprio che anche con quest'outfit devo dire che stanno bene. Fatemi sapere voi nei commenti. Passiamo ora al nero, l'intramontabile nero. Ho preso ben tre paia di stivali neri, ve li faccio subito vedere. Ho questi qui che sono molto simili a quelli marroncini che vi ho fatto vedere prima, sempre a calzino, molto aderenti, ma questi hanno il tacco che non è a spillo. È molto alto, devo dire, infatti non sono proprio comodissimi, però guardate che belli. Io ne sono innamorata, hanno la punta, sono perfetti per una serata, cioè stanno bene secondo me con moltissimi outfit, dai più casual ai più eleganti. Vi faccio vedere qui un look che ho creato con questi stivaletti quando faceva ancora un po' più caldo. Comunque già li ho messi veramente tantissimo, questi sono quelli che ho messo di più. Poi andiamo avanti e vi faccio vedere invece due paia di stivali sempre neri ma altissimi. Io già li ho in pelle nera alti, ma li ho voluti prendere così in velluto. Guardate, sono veramente altissimi, lungo tutta la gamba e così. Finiscono, la punta è un po' arrotondata, il tacco è abbastanza cicciotto, sono anche alti, ma sono bellissimi. Io questi così li adoro. Ora ve li faccio vedere indossati, però prima vi faccio vedere l'ultimo paio che l'ho tenuto per ultimo perché sono i miei preferiti in assoluto e sono questi qui. Ta-da! Cioè, questi sono veramente lunghissimi, non so se rende, ma guardate, cioè, giudicate voi la bellezza di questi stivali. Io ne sono innamorata. Questi sono a spillo, oserei dire proprio super super spillo, a punta, e questi sono veramente per una serata super super elegante e sono molto alti, penso gli stivali più alti che abbia mai avuto, però guardate che belli. Inutile dire che ne sono innamorata e ora ve li faccio vedere indossati. Ed ecco qui quelli alti neri, guardate, sono veramente stupendi, oltre che altissimi. Sono abbastanza morbidi qui, come potete vedere, pensavo fossero più aderenti, però mi piacciono perché sono diversi da quelli che già ho. Guardate che bello il taglio. Niente, io e gli stivali alti, una cosa sola, mi piacciono un sacco. Per finire abbiamo questi che alti, cioè è dir poco. Non ho mai avuto stivali così alti, ma guardate voi quanto sono aderenti, cioè sembrano pantaloni. Sono veramente super alti, penso si possano fare i risvoltini. Comunque sono bellissimi, super alti anche questi con un taccone. E niente, li adoro. Guardate, veramente alti. Bellissimi però. Fatemi sapere se a voi piacciono e fatemi sapere nei commenti qual è quello che vi è piaciuto fino ad ora di più.